Ciao ragazzi, oggi voglio iniziare a parlare di retro gaming e visto che ho il controller che mi trasforma il telefono in una console portatile e posso registrare le mie partite, allora direi sì, è ora di iniziare a parlarne. Vorrei iniziare a parlarne col primo cabinato che abbia mai giocato, ossia Toki. Toki è prodotto dalla TAD Corporation, una software house defunta. Il gioco è stato prodotto non solo per cabinato, ma anche per NES, Atari Lynx, Amiga, Commodore 64 e Mega Drive. In pratica la storia parla di uno stregone che rapisce la ragazza di Toki e lo trasforma in una scimmia, che come unica arma a sua disposizione ha lo sputo. Praticamente dovrete avanzare nel livello, è un platform, sconfiggendo i vari nemici che troverete di vario calibro, i boss di livello, raccogliendo nuove armi, bonus e monete in giro per il livello per alzare il punteggio. I comandi sono molto semplici, la leva per il movimento, il salto e lo sparo, se così lo vogliamo chiamare. È uno di quei giochi che non sono mai riuscito a finire, poiché si basava sulle monete e ai tempi finanziava papà. E niente, sono lontani ormai i tempi in cui c'era il bar di Aldo dove mio babbo prendeva il caffè e io giocavo a Toki. Però penso che quel cabinato farò fatica a dimenticarmelo. Per il resto, enjoy!